quest'anno ci ha ahimè lasciato, quindi troppo presto, perché aveva ancora tante cose da dire, tante cose belle da farci ricordare. Però appunto ci lascia tante tante altre cose, e quindi chi, come dicevi te, appunto, chi lascia così tanto in realtà non muore mai, insomma, sì. E quindi è bello anche che tutto questo sia dedicato a lui, che Mauro abbia fatto tutta questa cosa per lui. Quando viene a mancare un personaggio così legato a noi, così importante, non è facile, non è scontato assolutamente. E quindi per rispetto per noi, per lui, per i nostri fan, per la nostra storia, dobbiamo fare una cosa, se la dobbiamo fare, una cosa fatta bene, altrimenti insomma è meglio che la gente si ricordi delle cose belle, come si diceva prima. Poi anche io con Enrico ho lavorato in delle sue produzioni, lui ha lavorato in delle mie, quindi insomma è stato come perdere veramente un fratello, però ci ha lasciato con un sorriso, ci ha lasciato dicendo, e soprattutto ai membri della banda, divertitevi, continuate, portate avanti il nostro progetto colorato e bellissimo, e io spero tanto che la banda Bardot vada ancora avanti con una formula diversa in ricordo di Enrico. Al di là del grandissimo artista che era, perché alla fine era veramente un grandissimo artista, era anche una persona eccezionale. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, perché comunque abbiamo vissuto più o meno nella stessa città, ci siamo bazzicati in giro, e veramente per noi è una, non so neanche se definirla una perdita, perché comunque io ancora ce l'ho addosso. Se penso a Enriquez, penso ancora a una persona che mi sta accanto in qualche modo, perché ci ha lasciato tanta roba, e quindi è difficile pensarlo lontano da noi. E spero rimarrà sempre così nel mio cuore, perché alla fine è una grande persona.